Ciao internet, ok, ci siamo pronti, avevo promesso per i 7000 follower sulla pagina Facebook di rispondere alle domande. È il modo divertente per fare un po' il cazzone, che è una cosa che mi viene particolarmente bene. Direi che le domande ci sono e quindi rispondo. Prima, grazie ancora. Lo so, Alex Orlovsky, che mi dici non si fanno post sui social per ringraziare per i fan. Non è vero, li si fa su YouTube, tant'è che gli speciale X.000 iscritti sono un evento fisso. E siccome io sto imparando a fare video guardando principalmente YouTuber, direi che lasciatemi mimetizzare. Partiamo con le domande e risposte. Partiamo con Giovanni Solone. Fai finta che sia una domanda deficiente, mi dai una risposta deficiente? Ogni richiesta è un debito oggi, e quindi Antani. Prossima domanda. Quanto ci metti per confezionare ciascun video? Grazie ed estote parati da Star Dumb Spots. Ci metto circa un'ora e mezza per fare 3-4 minuti di video, tra il montare le luci, preparare tutto, capire cosa dire, preparare una scaletta, in realtà poi li faccio a braccio ma ho una scaletta di che cosa devo dire, scaricare, rimettere a posto, esportare, caricare sui social. Più o meno un'oretta e mezza al giorno vanno via tutte, sfortunatamente. Oddio, sfortunatamente, a me piace un sacco farlo, a voi sembra che piaccia vederli, quindi non è una sfortuna, è una opportunità. Davide Milani. Cosa prevedi nel futuro di internet? Internet in ogni cosa, dall'augmented reality all'IoT, internet che è pervasiva. Mi aspetto di vedere quelli che Dan Simmons in una serie di libri per Ion Endymion chiamava i postumani, cioè di vedere la tecnologia che diventa parte di tutto, dalle cose intelligenti ai sistemi intelligenti, un po' come se avessero una serie di superpoteri, fare qualcosa che fa in modo di interagire quasi con i nostri pensieri. Di la verità, questo è Raniero Bonelli, di la verità, vuoi scalare popolarità sui social e fare il culo a Peppe? Chiaramente sì, assolutamente sì, non vedo perché non dovrei. Gianluca Varisco, senti, ma dove le abbiamo? Dove le dobbiamo mettere queste domande? Sotto dove? Sotto qui. Sotto qua devi mettere le domande, mi raccomando. Prossima domanda. Sempre Gianluca Varisco. The Dove Digit? The Milano 2? MF? Punto di domanda. Per tutti gli altri. Da dove digiti? Slang da IRC. Da Milano, MF, maschio o femmina? Nel caso di Varisco, ovviamente femmina. Ferdinando la mattina, cosa pensi dei social network specialistici nel settore? Pinterest per immagini, Reddit per le notizie, qui sono di parte, Flickr, 500 pixel, eccetera. Hanno futuro? Quasi tutte le nicchie continuano ad avere futuro, basta vedere Something Awful che è lì da una vita. Dipende cosa vuoi fare, se vuoi coltivare delle nicchie molto 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 precise, sì. Se vuoi aggredire il vasto pubblico, probabilmente molti di questi social network si trasferiranno in gruppi più o meno coesi all'interno di un social network un po' più grande. È più o meno il destino di tutti, temo. Marco Camisani Calzolari, ciao Marco! 73-51. 73-51, baci e saluti, saluti e baci nel gergo dei CB. Ti risponderei 144. Buonanotte. Paolo Dilonè. Domanda, puoi evitare quel, come chiamarlo, occhiolino con schiocco alla fine? Ti prego, non lo sopporto. No, non posso. Yeah. Marca di Gennaro. Potrei soprassedere sull'occhiolino se la smettessi di fare le dita con virgolette. Quello è davvero insostenibile. Ma dai, le virgolette sono un modo carino per chiacchierare con voi, per cortesia. Sono un bastardo. Comunque, io ti seguo già un po', ti stimo, mi dispiace. Ma questo video non me lo aspettavo troppo, virgolette, autocelebrativo. Ni, vostro celebrativo. Molto celebrativo di chi mi segue, non tanto mio. Devo dire la verità, è davvero, davvero una di quelle cose incredibili pensare al numero di persone che vedono un video anche lungo tutti i giorni. Da un certo punto di vista è un'immensa responsabilità, devo buttare via in modo efficace il vostro tempo, altrimenti davvero lo sto sprecando, e già non spreco il mio, figuriamoci il vostro. Grazie mille ancora. Oddio. Domenico Manara, che tipo di startup finanzieresti? Oggi come oggi qualunque cosa, quasi qualunque cosa che ha a che fare con intelligenza artificiale, soprattutto indici di intelligenza artificiale. Secondo te quali sono le principali minacce in ordine di rischio alla nostra persona se pensiamo all'uso delle nuove tecnologie, le nuove tendenze, nuove abitudini? La standardizzazione del pensare che tutto quello che noi facciamo sia più o meno disponibile e la
totale mancanza di un concetto di privacy diffusa. La diffusione anche delle telecamere lo aumenterà ancora di più, la diffusione del rating delle persone ancora di più. Forse il maggior rischio è pensare che sia la normalità. 3. Riferimento agli studi e alle analisi condotte ad oggi e alla raccolta dei dati sui social. Che tipo di campagna di sensibilizzazione, magari anche più di una, lanceresti e per quale motivo? Tante sui ragazzini, tante facendo vedere esattamente che cosa può succedere. Uno dei rischi principali è la storia Cantone, che non ho intenzione di riraccontare. Però la sensibilizzazione deve passare attraverso i cattivi esempi, perché alla fine rimaniamo solo spaventati da quello che può succedere. Nell'informatica è brutto, ma lo scare effect è uno dei principali driver della sicurezza. Ho detto due parole inglesi. La paura il creare un sentimento di paura è uno dei principali componenti che ci spinge al cambiamento. È il motivo per cui faccio i video sui social media fail, perché in genere si impara di più dagli errori che dalle opportunità. Non ho ancora capito esattamente perché, ma ho visto che funziona. Se non avessi fatto il tuo lavoro, che tipo di lavoro avresti fatto? Per anni ho detto che avrei fatto l'avvocato. Adesso probabilmente avrei fatto il monaco buddista da qualche parte, lontano dalla gente. Cosa ti piace e cosa non ti piace in assoluto dei social? Mi piace il fatto di essere a distanza di 0 metri da praticamente qualunque il mondo. Non mi piace il fatto che siamo diventati troppi e io sono vecchio, ero abituato a quando su internet c'era gente che per connettersi a internet doveva fare tanta fatica e quindi si autoselezionava. Forse non sono ancora pronto, ma è un problema mio, non dell'internet, a un internet popolata da tanti, dal mio punto di vista, troppi idioti. Mi fai un accenno a quello che pensi sulla raccolta dei dati in generale? Avranno utilizzi sempre più specifici, ci sarà un overdose di dati, saremo incapaci di gestirlo, anche oggi abbiamo sette di raccolta, bla, il tema di Big Data mi interessa. In realtà non credo che a distanza di già pochi mesi, forse pochi anni, non saremo più noi come persone a guardare i dati, ma saranno algoritmi di intelligenza artificiale a manipolare i dati. Quindi la dimensione dei dati non conta e anzi, più dati ci sono, maggiore è la precisione. La totale customizzazione di qualunque noi facciamo, la personalizzazione di qualunque cosa, credo che sia assolutamente il futuro a cui dobbiamo vedere. Mi fermo qui, altrimenti inizia a trollare. Stai scherzando, vero? Io trollo lo stesso. Stefano Prezio Pietro, ecco la domanda: ma i Marò? Ecco, i Marò li ha riportati indietro e li ha nascosti Matthew Meladoro. Li trovate a Roma al ristorante indiano del Guru. Chiedete a lui, sono sempre lì, nascosti. Giorgio Lunardi, cosa ci sarà dopo i social, dopo Facebook, il nulla, la carta, il telefono? No, ci saranno algoritmi di rating più o meno ovunque. Probabilmente il social diventerà pervasivo. Credo tanto nell'argumento di reality, quindi il fatto che il social diventerà parte integrante. Non vedo bene la mail. Quella davvero, probabilmente non vivrò abbastanza per vedere la mail scomparire, ma forse anche sì. Francesco Paolo Micozzi, secondo me... Ciao Chicco! Secondo me... tra 1 o 2 mesi schiaccerai i numeri di Alazzullo e Montemagno messi in piena. Se magari. La mia domanda è: pensi che con un alter ego alla Buba riusciresti ad accelerare i tempi? Stai scherzando? Assolutamente sì. Anzi, adesso lo cerco. Anzi, lo devo avere assolutamente. Come lo chiamiamo? Carlo Orzano, sempre la solita domanda che non mi fa dormire. Dove è finita la foto che mi hai fatto all'ultimo ESC? Su YouPorn. Marco De Simone, ok, prima domanda. Perché ciao internet? Cioè, una frase random o ci hai pensato un po' prima di decidere? Ci ho pensato un sacco. C'è bisogno di qualcosa che inizia e che chiuda ogni filmato. È una delle cose che ho imparato dai video su YouTube. C'è FaviJ che dice: bella a tutti ragazzi, io sono FaviJ e oggi siamo su un nuovo vlog. E chiude con: se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace anche sulla pagina Facebook che come sempre trovate nella descrizione. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima puntata. O come Philip Di Franco che inizia con: sup beautiful bastards, I hope you have a fantastic Sunday, welcome back to the Philip Di Franco show, let's just dive in. E che chiude con: I love you, my name is Philip, no, you just filled in, I love your faces and I'll see you tomorrow. È qualcosa come la sigla di apertura e la sigla di chiusura. Le sigle stanno sparendo sempre di più, ma ci sono i richiami vocali all'inizio e alla fine. Ciao internet, perché è bello il fatto di riuscire a pensare che parlo a una collettività fatta di tante persone. E poi ciao internet è una cosa stupida come accorrete numerosi e accorri numeroso. L'ho sempre detto da tanto tempo.
Salvatore Maiorca, quasi 7000 iscritti sulla pagina Facebook, non ti montare la testa, stai scherzando? Io ho iniziato a montarmi la testa ai primi 500. Luca Di Filippo, perché la scelta del chroma key? Ha senso del tuo lavoro e del tuo background? Luce del tuo lavoro o semplicemente lo studio in disordine? No, lo studio è in ordine. In realtà è che lo studio ogni tanto si sposta. Mi piace il fatto di poterlo cambiare quando mi serve dietro con qualcosa. Mi piacciono le cose che si muovono lì dietro e soprattutto mi diventa più facile spostare in vari ambienti e anche quando sono in giro spostare l'ambientazione. Alessandro Lorenzi, estate parati, mi sono sempre chiesto se hai avuto un passato nello scoutismo. No, non sono mai stato scout, è un gioco che facevo con tanti anni fa con gli amici, che ha iniziato nel blog credo 5 o 6 anni fa. Perché estate parati, che significa siate pronti, è il Vangelo secondo Matteo, e chiamandomi io Matteo era discretamente divertente. Redazione Montegna, facciamo una live assieme su Rollo, vedete la diffusione del mutuo, influenzare l'opinione pubblica? Sì, quando vuoi, sono l'uomo più rintracciabile sulla faccia di questa terra. Scrivimi! Andrea Amani, hai un sistema per riuscire a fare un video al giorno? Dove trovi gli argomenti? Come ti organizzi, eccetera? Sì, ho un sistema. Baro per un paio di video alla settimana, cioè un paio dei video che vedete non sono fatti tutti i giorni, ma sono pre-registrati, servono per quelle mattine in cui devo partire molto presto. Normalmente mi siedo o la sera o la mattina a fare uno o due video e lo monto. Lo monto in genere all'ultimo minuto perché ogni tanto ci sono delle cose da aggiustare. Ho una lista di to-doist con gli argomenti che mi piacerebbe trattare. Tanta gente mi manda gli argomenti che gli piacerebbe che io trattassi, ne ho già ricevute credo qualche decina, ma mandatemeli, mi fa piacerissimo, scrivetelo nei commenti, anzi mi torna molto molto comodo quando non trovo gli argomenti da rifare. Credo che per questo sia tutto, grazie mille ancora per i 7000, davvero grazie tante. Ci vediamo ai 14.000, ai 15.000, non lo so. Ditemi anche se vi piace che faccia cose del genere, domande e risposte, se volete che diventi una rubrica settimanale, se vi piace, se non vi piace. Cosa vi fa schifo di quello che io faccio? È comodo, evito di fare le cose che non vi piacciono. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati. Ciao internet! Mi chiamo Matteo Flora. Gestisco un'agenzia digitale e 5 giorni alla settimana vi racconto di digitale e di internet per voi, per la vostra azienda e ogni tanto per evitare di fare delle brutte figure imparando dagli errori di altri. Se volete potete passare con me una pausa caffè qualche minuto ogni giorno iscrivendovi alla pagina Facebook oppure iscrivendovi al canale YouTube. Trovate i link direttamente nella descrizione che accompagna questo filmato. Sempre. Grazie mille per avermi ascoltato e state prati.